Momenti di apprensione per Fedez, ricoverato d'urgenza. Il rapper era in Puglia, a Gallipoli, dove ieri sera era atteso in un noto locale per una serata, che ovviamente è saltata. A dare la notizia al suo staff con una nota condivisa sui social: Purtroppo durante il volo verso Gallipoli, Federico non è stato bene. È stato soccorso da un'ambulanza in aeroporto e al Mondo. A dare la notizia al suo staff, nelle ultime ore stanno circolando alcune indiscrezioni che parlano di una situazione seria. A lanciarle due esperti di gossip che più di una volta si sono dimostrati ben informati. Nelle ultime ore stanno circolando... Rosica, che diede per primo la notizia del ricovero di Fedez lo scorso maggio, ha scritto tra le storie Instagram. Io non sono come voi e questo ormai è chiaro. Ma nonostante tu, Rosica, che diede per primo la notizia del ricovero di Fedez lo scorso maggio, Fede sta male, purtroppo. Fede sta male, purtroppo. È in codice rosso. È in codice rosso. Si aspettano, ovviamente, notizie ufficiali. Si aspettano, ovviamente, notizie ufficiali. A luglio Fedez era stato ricoverato al policlinico di Milano per un'emorragia interna ed era stato operato per bloccare la perdita di due anni fa il rapper era stato operato per un tumore neuroendocrino del pancreas. A settembre dell'anno scorso era stato operato d'urgenza al fatebenne i fratelli di Milano per due ulcere che gli avevano provocato una grave emorragia. Ora i nuovi problemi di salute, sui quali sarà solo lui, eventualmente, a rendere no.